Le premesse perché fosse un big match, quello tra la Cucine Lube Banca Marche e la Copra Piacenza, c'erano tutte. Ma che fosse così ricca di emozioni, lo si è capito sin dalle prime battute iniziali. Paolo Simoncelli. Grazie Paolo, per la presenza. Dal saluto affettuoso di tutto il Fonte Scodella al padre di Simoncelli, il campione scomparso prematuramente, a cui è stata consegnata la maglia biancorossa. Grande anche la mobilitazione per l'assurda vicenda della giovane iraniana arrestata e condannata ad un anno di prigione a Teheran per il voler assistere alla partita di Boy League Iran-Italia dello scorso giugno. Passando alla partita, una Lube perfetta in tutti i tre set vince per 3-0 con i parziali di 25-22, 25-20 e 25-21. Miglior giocatore in campo, Giri Kovar. Sentiamo Stankovic, Kovar e Giuliani nei commenti nel post partita. Dopo la sconfitta, la risposta della squadra è veramente eccezionale. Quindi una partita contro una squadra che è salita molto con il gioco rispetto inizio della stagione e soprattutto molto importante per la classifica. Quasi due anni che non abbiamo perso qua, spero che continuiamo così, e soprattutto in Champions, che è una girone non facile. Siamo rifatti dalla sconfitta di Istanbul, giocando abbastanza bene. Abbiamo cercato di evitare i blackout che fino adesso ci sono quasi sempre capitati, quindi siamo soddisfatti di aver portato a casa questo 3-0. Adesso mi sento bene. Dopo un po' di tempo che c'è un po' di problemi, ginocchio, spalla, un po' tutto, adesso sto bene e sono contento. Voglio una squadra più cinica, in particolare quando è brava a aprirsi le porte per una vittoria, bisogna sapere approfittare di questo, cosa che non abbiamo fatto a Istanbul e abbiamo fatto stasera con un ottimo terzo set, avanti 2-0, stavolta non abbiamo mollato, siamo stati lì con il nostro gioco, con la nostra pazienza, contro un'ottima Piacenza secondo me.